Ed eccoci qui alla fine del primo triangolare ufficiale, mister Fichiere Napoleone, primo traguardo ufficiale, prima partita ufficiale della Cicatena, un triangolare ben organizzato qui ad AC Bonaccorsi, ma il risultato non è andato nei migliori dei modi per la Cicatena. No, vabbè, intanto ringrazio il signor Nastasi perché veramente l'organizzazione è ottima, una bravissima persona, un bel gruppo, una bella società. E noi, voglio dire, ci siamo divisi in due squadre, una squadra che giocava con una squadra di seconda categoria, insomma, penso che abbiamo fatto una figura di discreto, insomma, col fuorigol, per un episodio. Secondo tempo, la seconda partita invece contro una squadra che incontreremo, buona, buona la grinta. E penso che, voglio dire, nell'organizzazione tattica forse abbiamo vinto qualcosina, l'abbiamo vinta nell'organizzazione tattica perché insomma l'ingresso di Gerbino ha cambiato la partita, i cambi per il fiato, dietro eravamo messi bene, non abbiamo preso gol, e poi con tutto rispetto ho visto Pietrofino Chiaro inoperoso. No, beh, certo, insomma, sono 45 minuti, se fosse campionato ce ne vogliono altri 45 per vincere, però loro sono un po' più avanti di noi come preparazione, come gruppo, giocano insieme da 3 anni e noi siamo tanti all'esordio, non ci conosciamo. Se devo giudicare questa, devo giudicare bene. Ma il risultato ancora non vuole arrivare, il gioco arriva pian Il piano. risultato, abbiamo giocato finora in promozione, ora giochiamo con le concorrenti che insomma ci danno dentro e poi la categoria è brutta. Comunque no, no, va bene, per quello che dobbiamo fare va bene così. Mister, due formazioni totalmente diverse, qual è che le è piaciuta di più, la prima partita o la seconda? Guardi, la prima era per verificare determinate cose, perché siamo tanti, la seconda è per constatare che certi ruoli sono coperti, certo, onestamente non le dico che non mi dispiacerebbe un difensore centrale di una certa esperienza, ma non più di questo, ecco, non più di questo, solo questo qua. Ringraziamo il mister Napoleone Fichiera, il tecnico ufficiale del team AC Catena Calcio. Giovanni Spadaro, centrocampo della Cicatena che quest'oggi è andato piuttosto bene, ma i risultati non vogliono arrivare assolutamente. No, vabbè, nella seconda frazione abbiamo vinto, quindi sono contento del risultato perché alla fine è come portare a casa una vittoria, sono i 3 punti. Però per quanto riguarda il gioco ancora c'è da lavorare, tanto. Tu hai un ruolo importante, il centrocampo, colui che deve gestire, non ti dico tutta la squadra, ma il cuore della squadra. Riusciremo quest'anno con i tuoi compagni di reparto a gestire in maniera elegantissima, perché le potenzialità, i tuoi piedi ci sono, i tuoi compagni a fianco a te, non dico che sono eccezionali, ma voglio dire la sua parte la danno assolutamente. Cos'è che manca soprattutto nella fase offensiva? Per quanto riguarda migliorare il centrocampo, penso di potercela fare. Come ho appena detto, dobbiamo lavorare tanto, mi devono ascoltare perché in campo posso mettere l'esperienza, non sono più un ragazzo, ovviamente. Però io penso che nell'arco dell'anno ci riusciremo a fare un buon campionato. Anche perché abbiamo un 99 in fase offensiva, Lizio che deve dare assolutamente qualche garanzia, e voi al centrocampo potete metterli in maniera a tu per tu col portiere. Il ragazzo, io l'ho appena visto 2 o 3 amichevoli, non è male, c'è da lavorarci, il mister se ce la fa, diciamo, è un ragazzo che lui vuole apprendere e come dicevo c'è da lavorare con i ragazzi perché giustamente vengono da juniores e quindi deve dare delle direttive il mister. E Assolutamente sì. quindi un ragazzo che viene da juniores, diciamo, è già aggregato nella prima squadra e ci ascoltano le esperienze, penso che può diventare un buon giocatore. L'elemento che ti ha colpito di più, in base, tu hai tantissima esperienza, hai giocato parecchi anni a calcio, c'è un individuo, un elemento che ti ha colpito in questo team? Certo, Salvo Il Anastasi. difensore centrale. No, Ah, l'attaccante. l'attaccante. L'attaccante ha grosse potenzialità. Io non so cosa ci fa in prima categoria perché è una roccia. E giocare con lui io penso che quest'anno mi divertirò. Quindi questo triangolare si volta pagina, andiamo alla ricerca dell'inizio del campionato, tantissime giornate, ma soprattutto un peso importante, quello di
tenere il paese a Cicatena in una classifica e in una categoria molto importante. Guarda, ci tengo troppo, perché ho scelto la Cicatena perché anche sono di Cicatena, quindi a proposito, questo motivo penso cioè di dare il mio contributo e di fare un buon campionato a un buon livello. Spero, giustamente come dicevo, con i ragazzi, che, perché questo è un gruppo che può dare tanto a questo campionato. Anche perché è totalmente nuovo, è rosa rigenerata, ambiente rigenerato. Sì, no, tanto no, perché vengono, diciamo, dal nuovo Librino, dall'Atletico Librino vengono, quindi diciamo non è un gruppo nuovo, anzi io lo vedo, nello spogliatoio è un gruppo affiatato. C'è da lavorarci, io penso che il mister, se ci lavora allenamento per allenamento, io penso che questa squadra può dare grosse soddisfazioni a Cicatena. Siamo in compagnia di un giocatore importante per il team della Cicatena Calcio, Gianluca Filetti. Quest'oggi un triangolare non riuscito in maniera elegantissima, non abbiamo ricevuto assolutamente i tre punti, il trofeo, ma a livello di squadra avete gestito abbastanza bene la difesa, soprattutto il tuo riparto sulla fascia. Sì, abbiamo iniziato molto bene con la prima partita, i primi 20 minuti giocavamo la palla a terra, eravamo molto fluidi, però loro hanno trovato poi un rigore che ci ha spezzato, diciamo, un po' le gambe, non abbiamo assolutamente reagito. Però negli ultimi 5 minuti ci abbiamo provato. La seconda, a parer mio, abbiamo giocato, si può dire, quasi quasi a una porta. Però anche loro ripartivano, però abbiamo gestito tutto bene, sia con Alessio Cascio che con Vingiguerra, la difesa è andata tutto a posto. Un po' così il centrocampo, perché noi non l'abbiamo forniti per bene. Però va bene così per oggi. C'è pure da considerare, siete sotto preparazione, avete già 20 giorni sotto le gambe. Sì, abbiamo 20 giorni di carico sulle gambe, oggi dovevamo scaricare un pochettino. Penso che ci siamo riusciti, vedremo le prossime uscite. Ma quest'oggi cos'è che ti è piaciuto e cos'è che non ti è piaciuto? Mi sono piaciuti tantissimo gli attaccanti nella seconda partita, e non mi è piaciuta la gestione della palla, sia per colpa nostra difensori che non servivamo i centrocampisti, sia anche perché davanti teniamo poco il pallone. Fra qualche settimana inizia il benedetto campionato di prima categoria, una fascia sinistra tutta tua. Speriamo di sì. Centrale, sinistro, dove vuole il mister giocherò. Gli obiettivi di Gianluca Filetti in un team importante quest'anno? Gli obiettivi, io vengo da un infortunio, un brutto infortunio. Spero di poter fare un bell'anno, sia io, quello mio personale, che per la squadra. Penso che ci possiamo divertire.